felice di aver realizzato un sogno. Io sono una sognatrice, però un sogno così bello forse non l'avevo mai fatto. In questa ambientazione stupenda, il mare, il sole, la spiaggia, vedere i bambini divertirsi e attuare ciò che hanno imparato durante l'anno è una grandissima soddisfazione. In più sono veramente contenta perché questo progetto Piacere di Conoscerti è un progetto che il Collegio Docente del Comprensivo di Paesi Mericriti ha sposato sul mio suggerimento, e lo ha sposato con veramente tanto interesse e tanto spirito di iniziativa. E questo progetto nasce dall'esigenza di creare unità all'interno di un istituto che si era appena costituito, perché questo grande istituto è nato proprio il 1° settembre, e per fare unità ho pensato di ispirarmi proprio ai bambini, perché i bambini riescono subito ad entrare in relazione, in quanto si guardano un attimo da lontano, poi cominciano ad avvicinarsi e poi cominciano subito a giocare. E il gioco, come dicono tutti i pedagogisti, è veramente una cosa seria, è qualcosa che ci mette subito in comunicazione. Allora io quest'anno ho pensato di proporre un gioco da grandi, un gioco al Collegio Docenti, un gioco bello, un gioco costruttivo. Era un gioco di pace, un gioco di unità, un gioco di condivisione, un gioco di grande scambio. Il Collegio Docenti, come dicevo, nelle sue articolazioni, dipartimenti e commissioni, lo ha subito sposato e accolto questo gioco, e che è un gioco di quelli positivi, mentre sappiamo che purtroppo i grandi a volte fanno dei giochi negativi, come il gioco della guerra, ma questi giochi a noi non piacciono. Ci è piaciuto invece giocare a questo grande gioco. E devo dire che durante quest'anno si sono visti i frutti, perché è cresciuto tanto il senso di appartenenza a questo istituto ed è cresciuto tanto il rapporto con il territorio. E ne è testimonianza la presenza oggi di tanti sindaci, a parte dei nostri sindaci, cioè i sindaci che afferiscono al nostro istituto, ma anche dei sindaci delle comunità vicine. E quindi se come sognatrice, no? come persona che anche un po' ambiziosamente ha lanciato questa sfida di conoscenza all'interno del Collegio dei Docenti e tra i bambini, tra gli alunni di questo grande istituto, perché questo progetto ha messo in relazione, ha fatto conoscere proprio gli alunni dei vari plessi, dei vari comuni, dei vari ordini di scuola che si sono scambiati esperienze e si sono conosciuti. Da grande sognatrice mi piacerebbe invece questa sera lanciare una sfida al territorio, una sfida di crescita umana, di crescita culturale, una sfida che possiamo lanciare grazie al fatto che siamo supportati dalle famiglie, dagli enti locali, dagli amministratori che sono stati tutti qui stasera. E quindi lanciamo questa grande sfida per il futuro di una comunità che cresce, che opera, che agisce, che gioca dei giochi positivi. E questo è quello che vogliamo realizzare, questo è quello che vogliamo creare, questo è quello che sogniamo per questo territorio meraviglioso che è la Calabria, che merita ogni sforzo, ogni impegno, e per questa scuola che, consentitemi, è veramente adesso una creatura per me, come un figlio, e veramente la amo profondamente. E quindi ringrazio tutti per aver partecipato, sono molto felice e alla prossima esperienza.